concorso giovani di Sanremo ha visto diversi protagonisti, tutti con un grande background. Tu sei al terzo disco con una major, la Universal, il disco è 1969, quindi non sei un artista, diciamo, che si propone per la prima volta. Sei ormai da anni sulla scena e fai tantissime cose oltre il songwriting. Ci parli un po' di tutte queste attività? Ci fai un sunto del Davide Combusti oggi? Ah, Davide Combusti, diciamo, oltre all'attività musicale intesa in senso discografico, si occupa di cinema. Poi dopo lo avvertiamo che stiamo parlando di lui. Mi piace questa terza persona. No, da qualche anno, diciamo, mi occupo di cinema e di colonne sonore. Ho scritto per diversi lungometraggi. Uno era al cinema novembre scorso, che è l'opera prima di Leonardo Ferrari Carissimi, Mister America. E ho concorso per il DAI di Donatello e quindi insomma devo dire che poi mi piace molto scrivere per immagini e sono contento insomma che si stia sviluppando da qualche anno a questa parte questo diciamo un nuovo canale, ecco. Poi soprattutto sto ritornando diciamo ad affacciarmi al mercato estero grazie al cinema. Dopo aver scelto di seguire un pochino le vicende nazionali con questo album 1969, che è completamente cantato in Ma italiano. questo è la vita, no? Ce lo dicevamo prima. Sì, no, assolutamente. Però ecco, ho fatto il disco in italiano per dire, vabbè, sto un pochino qua diciamo, a sviluppare un pochino la carriera in Italia e mi ritrovo chiamato da regista di V per Vendetta a scrivere le musiche per un corto con un premio Oscar. Che è Richard Dreyfuss, il biologo dello squalo, insomma, e quindi Protagonista di Incontri ravvicinati del terzo tipo, insomma, un grande attore da Spielberg, poi non l'abbiamo conosciuto. Profumo di donna, insomma, ne ha fatti tanti. E tu cosa hai fatto? Hai La fatto colonna la sonora. colonna sonora è un 20 minuti di cortometraggio dove ci sono 20 minuti di musica, cioè praticamente c'è sempre musica ed è stato un lavoro sicuramente impegnativo, anche appagante, insomma. Sono molto contento del risultato e adesso sta girando nei festival di tutto il mondo questo corto. E poi, diciamo, da qualche anno a questa parte scrivo anche sceneggiature per il cinema e una, diciamo, la stiamo portando avanti in quel di Hollywood. con il tuo partner in questa cosa, Andrea Giacomini. Andrea Giacomini, che è anche il regista del tuo ultimo video, il nuovo singolo dell'album 1969, e il singolo è Ruggine. È Ruggine. Ci parli un po' del video? Allora, il video è stato girato a Los Angeles, nel deserto della California, nello specifico a Salton Sea, che è questo lago. Diciamo che in realtà è sorto nei primi del Novecento, a seguito di forti alluvioni nella zona desertica ed è tuttora il lago più grande della California. Quindi diciamo, è nato recentemente, insomma, non ha neanche un secolo di vita, ed è molto suggestivo perché negli anni 50 alcuni diciamo, imprenditori un po' visionari costruirono degli stabilimenti balneari, creando una sorta di lago, cioè di mare interno, a cui diciamo, offrire alle persone che abitavano nelle zone limitrofe, come Palm Springs, eccetera, una sorta di spiaggia alternativa, insomma. E però negli anni 50, dopo qualche anno, insomma, dalla nascita di questi stabilimenti, di queste comunità che cominciarono a vivere lì, si scoprì che il lago era inquinatissimo e quindi tutti i pesci vennero a galla a un certo momento. È diventato Godzilla, tipo, non so se hai visto il film. Come no? Esattamente. E niente, quindi abbandonarono tutti repentinamente queste abitazioni e queste attività, lasciando diciamo queste costruzioni anni 50 in rovina e quindi diciamo c'era parecchia ruggine lì, siamo andati un po' sul sicuro e non potevamo non girare lì un video del genere in cui tutto era E distrutto. poi il concetto della canzone è che Sono i ricordi che diciamo che svaniscono pian piano, ma resta sempre il flavor di base, no? Esatto, c'è cioè quella sensazione che ormai è, diciamo, è quasi dissolta, che però resiste ancora sotto pelle di un qualcosa che hai vissuto, no? Ti rimane un po' come un vecchio tatuaggio.